vedremo anche il distacco dei contrattaccanti, sempre dietro con la nostra moto ripresa, oggi guidata da Gabriele Varignani con Daniele Ciampi a fare le riprese. Passano ora i tre contrattaccanti, è stato De Mauro a fare la terza posizione, un primo e 9 secondi il loro ritardo, è sempre De Mauro che prende anche la terza posizione del GPM, scortati anche dalla moto in formazione di Adriano Edini, oggi la seconda è quella di Piero Germelli. Passa ora Rosa, che in questo momento è ripreso dalla nostra seconda telecamera di Massimo Ciampi. Passa ora anche il gruppo, il gruppetto diciamo dei leader della classifica, il gruppo Maglia Verde, lo vogliamo rinominare perché c'è Matteo Scalco, c'è Conforti, ma noi lo rinominiamo gruppo Maglia Verde, non ce ne vogliono gli altri. Occhio perché sta cedendo, Gualdi è davanti e Archetti viene scortato da Turconi, occhio perché Turconi stava portando sulla maglia del miglior giovane, invece qui in difficoltà netta il leader della classifica generale, ovvero Zordan, staccato anche dal drappello dei migliori, quindi probabilmente uscirà fuori dalla classifica. Passa ora Lazzarin in difficoltà, la maglia dei traguardi volanti ha provato a difenderla ma non ce l'ha fatta, mentre siamo tornati con le immagini al 99esimo chilometro di gara con i due atleti al comando, con Volpato e con Bozzola. Anche Bozzola in classifica, nono classificato con stamattina con 2.01 di ritardo, sta scalando veramente tante posizioni Mirko Bozzola, quindi bisogna stare veramente attenti a quello che potrebbe succedere in classifica generale, perché Zordan ha ceduto, in questo momento Zordan ha ceduto, è dietro addirittura al gruppetto con dentro Conforti e con dentro Scalco, quindi fuori dalla classifica Zordan. È in difficoltà anche Archetti, perché è in difficoltà netta Riccardo Archetti della Bustesa Olonia, e Gualdi era nel gruppo dei migliori, quindi in questo momento potrebbero cambiare anche due maglie. Vediamo che si stanno un po' studiando, i due atleti ora potrebbero anche avere anche guadagnato, e infatti è così, perché vediamo l'aggiornamento dei tempi sul drappello, possiamo rinominare drappello Bracalente, perché Bracalente è quello messo meglio in classifica, 12esimo, ha un ritardo di 2.01 con lui da Porto e De Mauro, ritardo di un primo e 20 secondi, sono passati sotto il traguardo, avevano 1.09, hanno perso altri 11 secondi dalla testa della corsa. Vediamo ancora la corsa che si sta muovendo verso quello che sarà la conclusione. È stato veramente, lo vogliamo dire ora che mancano ancora dei chilometri all'arrivo, è stato un giro ciclistico della Valdera alla prima edizione, lo ricordiamo, la prima edizione è sempre quella diciamo del rodaggio, però è stato un rodaggio ben fatto da parte di Claudio De Angeli e dei suoi collaboratori, perché ne ha avuti tanti, i due direttori di corsa, Francesco Zingoni, Alessio Baudone, Federico Grassi che si è dato da fare, lo vedevi in giro da tutte le parti, Giovanni Guidi che è stato instancabile da tutte le parti, Fabio Costagli che è stato veramente anche lui veramente utilissimo con il gruppo della Capannolese, con le moto informazioni anche al seguito, anche quella di Sandro Manzi che oggi non c'è ma c'è stato per le prime due tappe, Adriano Dini, Piero Germelli, Stefano Fabbri che insomma hanno dato tutti una mano, Sanzio Rampogni, Mario Meccacci, insomma tutti che hanno voluto dare una mano a questo giro della Valdera. Intanto che stavo parlando siamo veramente ormai nel finale e qui siamo dietro, distacco di Rosa 1.25, quindi sta provando a rientrare, distacco del gruppo Maglia Verde 1.30, il ritardo di questo gruppo con dentro Conforti, con dentro Scalco, con dentro Piffer, con dentro Montanari, con dentro abbiamo visto altri atleti di riferimento, quindi occhio veramente, e siamo ormai vicinissimi al ricongiungimento. Rosa già ieri era stato protagonista di un'azione ma purtroppo si era dovuto staccare quando mancavano una ventina di chilometri all'arrivo, aveva ceduto, mentre invece questa volta Luca Rosa sta provando a rientrare sui contrattaccanti, non su quelli di testa che hanno ancora un buon margine, però già avere un aiutante in più per i contrattaccanti è una cosa sicuramente di aiuto. Vediamo che ha capito che può rientrare, sta rientrando sul gruppetto, noi abbiamo denominato il terzetto Bracalente perché Diego Bracalente era quello messo meglio in classifica, e vorrei spezzare anche una lancia a favore di De Mauro, perché ha fatto veramente una gara fin qui incredibile, perché De Mauro è stato tra i più attivi e ha tirato quasi sempre lui su questo
questo drappello, anche se se ne parla un gran bene di Diego Bracalente, però Di Mauro è stato veramente tra i migliori, è stato anche quello che ha tirato più di tutti, infatti si è preso anche il terzo GPM. Occhio perché dietro si è fermata la macchina di Cicli Barone, quindi vuol dire che stanno arrivando i contro gli altri dietro, il gruppetto della maglia verde, però noi non possiamo aspettare, siamo tornati di nuovo sulla testa della corsa, sui due atleti al comando ormai da diverso tempo, da Mirko Bozzola e Volpato, maglia di leader virtuale in questo momento sulle spalle di Mirko Bozzola di Leonardo Volpato della Giorgione, partito stamattina con 5 secondi di ritardo dal compagno di squadra, e se andasse a vincere il giro la Giorgione ha fatto un giro da mattatrice veramente, perché due tappe vinte e tutte e tre i giorni ha indossato la maglia di leader e hanno portato a casa anche la doppia maglia punti e maglia bianca, perché in questo momento se arrivassero così lui prenderebbe anche la maglia punti. Intanto dietro, oltre a Rosa, sono rientrati anche Montanari, anche Conforti, poi qui vediamo è rientrato anche Galante della Ausonia, che vediamo in questo momento anche dal cappello, quindi questi sono gli atleti rientrati. Adesso abbiamo 8 atleti che stanno inseguendo la testa della corsa, l'unione fa la forza, si cerca di andare a girare, non sarà facile, vediamo che D'Apporto si sta cercando di bagnare perché è veramente caldo, ve lo assicuriamo, c'è veramente tanto caldo, questi ragazzi li hanno preso tutti i giorni, ma oggi nell'ultima tappa è stato veramente, non ha mai ceduto, e pensate che prima della partenza, poco prima, aveva fatto qualche goccia quando eravamo presso il ritrovo lì ai magazzini Mangini, ma probabilmente è stata quella pioggia che invece di fare bene ha fatto peggio, perché ha fatto ribollire tutto il tempo e anche l'asfalto, soprattutto dove vanno gli atleti. Vediamo in questo momento che dal cappello, l'avevamo già visto prima, probabilmente ha avuto una caduta perché è sbucciato e si è aperto un po' il pantaloncino. Qui vediamo i due atleti scortati ora in questo momento dalla moto informazione di Piero Germelli, vediamo sempre i due atleti, è qui che si decide il giro ciclistico della Valdera alla prima edizione. Vediamo Mirko Bozzola sembra essere un po' in difficoltà, su invece Leonardo Volpato che sembra essere attivissimo in questo momento, vediamo veramente attivo, e abbiamo detto ieri è stato bravissimo, però probabilmente la corsa, visto che arrivavano in 4, era anche più facile per Zordan. Oggi ci hanno provato, ci aveva detto ai nostri microfoni ieri, la vogliamo portare a casa, la difenderemo, e a quanto pare la vuole difendere Leonardo Volpato, perché in questo momento se cede lui cedono le speranze della Giorgione, perché Zordan è dietro, Vardanega sicuramente è dietro, quindi solo e soltanto lui rimane. Noi l'abbiamo nominato tutti, non abbiamo nominato la direzione di giuria, il collegio di giuria, con il presidente Daniele Balzi, con il componente Damiano De Vito, Ernesto Maggiani, Francesca Cantarin, Vincenzo Baglieri, Fabio Montagnier e Domenico Viggiano. Questo ovviamente il collegio di giuria di questa gara, di questa prima edizione del giro ciclistico della Valdera. E qui vediamo ancora il primo piano, siamo vicinissimi veramente all'ultimo chilometro, siamo vicinissimi ormai, ed eccolo qui, è il triangolo rosso dell'ultimo chilometro. Abbiamo visto prima degli atleti delle altre squadre anche dare dell'acqua, bagnare più che altro gli atleti, perché ora è questo quello che vogliono i ragazzi, è un caldo veramente, come si dice in gergo, che si muore, si respira male, un'afa incredibile. Vediamo in questo momento, vedo molto bene Volpato che si sta alzando ripetutamente sui pedali, piegato sulla bicicletta invece Mirko Bozzola, un po' in difficoltà, affaticato, sicuramente tra i due è più scalatore Leonardo Volpato rispetto a Bozzola, che sta un po' faticando. Vediamo incitato anche dai tifosi il corridore della Giorgione, che chiaramente sa di poter, ci sembra che abbia messo il rapporto, perché qui tende un po' a scendere, ha inserito il rapporto più lungo per fare ovviamente meno metri, vediamo un po' quello che succederà, e per spingere meglio, perché nel finale di questa tappa si può spingere anche il rapporto senza alcun problemi. Stringe i denti, non vuole mollare Mirko Bozzola della Aspiratori Otelli, ormai è lì, si vuole giocare la tappa, vuol provarci veramente a
a provare a vincere quella che sarebbe un grande successo. Vedremo se sarà così, perché con il ritardo che ci viene dato ora in questo momento non c'è problemi, perché Leonardo Volpato vince il giro e Mirko Bozzola potrebbe vincere la tappa. Vedremo se andrà così, vedremo se andrà veramente così, non lo sappiamo ancora, però quello che sappiamo è che Mirko Bozzola è rimasto a ruota, è rimasto con 50 metri di distacco, ha stretto i denti, probabilmente non ha neanche cercato di spingere troppo il corridore dell'Unione Ciclistica Giorgione, ha cercato solo di fare ritmo. Siamo ai 200 metri all'arrivo, 200 metri all'arrivo, veramente vediamo, li lasciamo andare, li prenderemo con la moto, con la seconda telecamera, la telecamera fissa, e vediamo, c'è una stretta di mano, quindi c'è l'accordo di non fare lo sprint, perché uno si prende la tappa, l'altro la maglia, ed eccolo lì, è già davanti Mirko Bozzola, festeggiano tutti e due, Mirko Bozzola prende la tappa e Leonardo Volpato si prende il giro della Valdera. Arriva ora Luca Rosa, bravissimo, della Energy Team Young, vediamo, arriva ora in questo momento Dal Cappello in quarta posizione, arrivano tutti alla spicciolata, Omar Dal Cappello della Tozza in quarta posizione, vediamo, li vediamo, quinta posizione, arriva ora Galante della Ausonia, poi arriva Di Mauro, poi arriva Shortino, poi anche Piffer, vediamo, Piffer settimo, ottavo Shortino, scusate, poi arriva in questo momento nono Bracalente, decimo Gualdi, vediamo un attimo perché non ho visto Archetti, vedo arrivare ora Cattani, vediamo, vedo arrivare, non ho visto arrivare Archetti, e arriva ora Riccardo Archetti, quindi diamo l'ufficialità, si prende la maglia Simone Gualdi della scuola ciclismo Cene, ha ceduto, l'avevamo visto già sulla penultima salita che Turconi stava cercando di fare ritmo e stava cercando di tenere davanti Archetti per consentirgli di perdere meno tempo possibile. Questo è il replay, non c'è stata assolutamente volata, la vittoria di Mirko Bozzola e la vittoria soprattutto dell'ordine di quello che è ovviamente la classifica, perché vince Volpato secondo, e questo è il podio di tappa però perché primo è Bozzola, secondo è Volpato e terzo è Rosa, ma a vincere questo giro ciclistico della Valdera è Leonardo Volpato della Giorgione davanti a Matteo Scalco della Borgo Molino Vigna Fiorita, e terzo è Simone Gualdi della Cene, primo anno in categoria e riesce a prendersi la maglia di giovani e anche a portare il terzo posto. Eccola qui, maglia bianca Regione Toscana per lui, per Leonardo Volpato, che si prende anche quella rossa a punti della Ecofor, quindi la Giorgione che porta a casa le due maglie di ogni tappa e la porta anche nell'ultima cosa. Qui vediamo Giacomo Bacci che premia, prima era Alessandro Nardini, qui Giacomo Bacci, qui Nicola Procino che premia invece Matteo Scalco, non ce l'ha fatta a chiudere la sua prova Sierra, qui invece le immagini di Armando Mangini che premia Alessandro Romeo Zanetti della regia congressi sia con Valdarno, che si prende la maglia dei traguardi volanti all'ultima tappa, come anche si prende la maglia all'ultima tappa dei miglior giovane Simone Gualdi premiato da Claudio De Angeli, mentre Federico Grassi premia il miglior toscano Lorenzo Conforti, decimo della generale. Qui le maglie schierate con Mirko Bini, con Grassi, con Federico Grassi, con Claudio De Angeli, è stato un giro bellissimo, speriamo che vi siete divertiti veramente a viverlo con noi, tre tappe incredibili, speriamo di poterlo rivivere anche il prossimo anno, e qui la premiazione per il Memorial Davide Faraoni con Luciana Gradassi e il marito Carlo Faraoni, e con queste immagini vi diamo appuntamento magari chissà al prossimo anno e andiamo alle interviste di rito. Leonardo Volpato, Unione Ciclistica Giorgione, allora un giro da incorniciare per te lo sei portata a casa, avevi detto l'avresti protetta, l'hai protetta te con questo secondo posto e con questa vittoria finale. Sì, sapevo che ovviamente l'ultima tappa, tutti volevano giocare la tappa ma soprattutto anche ribaltare la classifica, noi siamo riusciti, tutta la squadra, dal primo all'ultimo siamo riusciti a stare sempre davanti, a controllare la corsa, e già dalle prime salite ho visto che ci provavano molti attacchi, ho chiuso su varie fughe e poi ho visto che erano partite, allora ho deciso di partire anch'io, così anche da salvaguardare il mio compagno che aveva la maglia e rendere tutto più tranquillo. E alla fine la maglia è sempre rimasta in casa Giorgione e nel finale giustamente ho lasciato la vittoria a Bozzola e a me la vittoria del giro. Mirko Bozzola, Aspiratori Otelli, allora un grande successo per te, l'ultima tappa, sei riuscita a rientrare in classifica, siete andati via in due, ci avete creduto soprattutto, no? Sì, ho iniziato questo giro non molto bene, un po' di sfortuna, ho avuto un incidente meccanico
in discesa ho perso 2 minuti e mezzo, però poi nella stessa tappa sono riuscito a limitare i danni. Ieri mi sono un po' sbagliato, ho lasciato andare via la fuga buona, poi sono uscito con altri corridori ma non sono riuscito ad entrare. Oggi ci tenevo a far bene, sapevo che sarebbe andata come gli altri 2 giorni, che sarebbe andata via la fuga, sono riuscito ad entrare, poi ho riattaccato insieme a Volpato, siamo riusciti ad andare via e poi siamo sempre andati via regolare e ci siamo messi d'accordo che io avrei vinto la tappa e lui avrebbe vinto il giro. Una dedica speciale per questa vittoria? Ma la dedica va a mio papà, che è il mio primo tifoso fin da piccolo e ci tiene tanto a me e mi segue sempre, alla mia fidanzata che è sempre presente e ci tiene molto, e a tutta la mia famiglia e alla squadra. Luca Rosa, Energy Team Young, allora un bel giro per te, no, nel finale, soprattutto ieri ci avevi già provato, forse sono mancate un po' le gambe su una delle ultime salite, però oggi sei uscito nel momento perfetto, hai preso il podio, quindi alla fine sei andato in crescendo. Sì, esatto, ieri volevo testarmi, vedere com'era la gamba, quindi ho anticipato, sapevo che la corsa era lunga e poi sono saltato quando mancavano più di 20 km dall'arrivo. Però stamattina mi sono svegliato, le sensazioni erano ancora buone e quindi sapevo che potevo fare risultato e ci ho provato e è andato bene. Ecco, forse magari non c'era molto accordo per andare a chiudere su Bozzola e su Volpato. No, sono andati fortissimo, le gambe venivano a mancare comunque nel finale, il caldo ha fatto anche la sua parte e eravamo tutti al gancio e quindi è andata, cioè, era impossibile recuperarli, non troppo forte. Simone Gualdi, Scuola Ciclismo Cene. Allora, te ieri avevi sfiorato questa maglia gialla, per pochissimo non l'avevi portata a casa. Oggi 10º posto nella tappa e soprattutto porti a casa questa maglia di miglior giovane, quindi una bella soddisfazione e sempre in crescendo. Sì, ci tenevo a far bene, era un appuntamento per preparare al meglio il campionato italiano. Sono riuscito a portare a casa questa maglia che comunque vale tanto e ho portato a casa anche un 3º posto in classifica generale. Ora vedremo domenica come andrà l'italiano e poi il proseguo della stagione.